Vuelta femenina, quarta tappa ben trovati da Fabio Panchetti. Il menù propone la Cuenca, Guadalajara di 133 km, frazione nel complesso ondulata, vallonata, non banale, con un GPM di terza categoria ad animare gli ultimi 15 km prima della picchiata sul traguardo, il GPM di Alto de Orce, 4 km attorno al 5%. Iniziale fuga di 4, dalla quale poi provano ad emergere la brasiliana Magalhães e la spagnola Ortega. Il gruppo ha concesso alla fuga anche più di 3 minuti, ma poi ha cominciato a recuperare 50 dalla conclusione. Il gap è di poco superiore al minuto e continua ad assottigliarsi. Esce poi dal protone la alzata della Eneicat e si forma un nuovo terzetto di testa, perché è riemersa anche Kiesenhofer. Alzate Kiesenhofer e Magalhães vengono però presto raggiunte. Non c'è un attimo di tregua, gli attacchi proseguono. Ai 35 dalla conclusione vanno via Williams, neozelandese della AF, e la Vialon della Eneicat. Vialon che è prima al traguardo volante dei meno 25, dove Marianne Vos a regolare il gruppo, per cui fa terza, prende 2 secondi di abbuona. A questo punto in classifica incrementa leggermente il vantaggio a 15 secondi su Dijkert, a 16 su Marcus. Su Williams e Vialon arrivano altre 3, Smulders, Skalniak e Augset, vengono però anche loro raggiunte proprio all'inizio dell'Alto de Orce, questa salitella tutto sommato, sì, con qualche tratto un po' più impegnativo, ma niente di che. Si stacca Marta Cavalli sulle prime rampe, si è intanto ritirata Charlotte Cole, la vincitrice della seconda tappa, la velocista della DSM ha problemi di salute, impone un grande ritmo sulla salita il team Movistar di Annemiek van Vleuten, e il gruppo di testa in cima alla salita è formato da 29 atlete. Non si è mossa Annemiek, lo fa sul falso piano che segue la cima, una bordata micidiale cui risponde immediatamente Demi Fellering, poi arriva anche Mavi Garcia, verranno stoppate, è lì che soffre ma resiste nel gruppo di testa anche Marianne Vos. Gli attacchi continuano, la Movistar è indiavolata perché ai 6 dal traguardo ci prova Liane Lippert e le va di nuovo dietro una straordinaria Fellering. Le due prendono anche una decina di secondi di vantaggio, ma poi il gruppo si risveglia e vengono stoppate negli ultimi 2600 metri. Fa impressione la gamba che sembra avere Demi Fellering, ma attenzione anche alla grinta di Annemiek van Vleuten. Marlene Reusser, la svizzera vincitrice della Gent Wevelgem, prova un numero da finisseur, ma non c'è niente da fare. Il numero lo fa anche quest'oggi Marianne Vos, stavolta stravince, alza tutte e due le braccia, esulta con largo anticipo The Queen, e sono 248 in carriera. Due tappe di fila alla Vuelta, l'ultima a fare altrettanto la già citata Annemiek van Vleuten nel 2021, quando poi vinse la corsa come ha fatto anche l'anno scorso. La ripresa dall'alto evidenzia come Marianne abbia quest'oggi stravinto, non ha avuto rivali, non c'era d'altra parte Charlotte Cole. Grandissima Marianne Vos, non ci sono veramente parole. Come detto, di 29 il gruppo di testa, dentro anche Silvia Persico, la prima delle italiane, dentro anche Erika Magnaldi e Gaia Realini. Quest'oggi 4 abbandoni, oltre a quello di Charlotte Cole, purtroppo anche quello di Rachele Barbieri, anche lei per problemi di salute. Non date retta a questa classifica, è totalmente sballata quella provvisoria messa così subito dopo l'arrivo. In realtà Vos a 25 secondi su Dijkert, 26 su Marcus, Magnaldi prima delle italiane adesso 16esima a 1,15, ha guadagnato 5 posizioni, Persico 28esima a 2,47, Realini 31esima a 3,24, e con la frazione numero 5 comincia la lotta per la vittoria finale. Il primo dei due arrivi in salita, quello meno duro, ma è comunque un'ascesa tosta. Mirador de Peñas Llanas, 5 km al 6,7%.